E dopo la rifinitura di questa mattina, l'arrivo in hotel. Poi ci sarà solo Manchester City. Fa sempre una barba al palo, eh. Forza! Thank you.
Si può battere, ma su via, venite qua, se vi volete di altri di padre. Lo sai perché? Perché nessuno credeva in una crescita così importante, evidente e chiara, in Corea. Tre mesi fa si era messo in dubbio. Da Inzaghi, da Lukaku, anche qualche dirigente. Posso fare complimenti? Si riesce a con una coscienza bassissima. Capire gli errori commessi a livello tattico, organizzativo dentro il campo, per riuscire a ricominciare passo per sorpasso, arrivando con quelli finali si può succedere. È una bellissima squadra del Manchester City, ci sono gli altri, ma penso che anche loro pensano di la crescita che ha fatto la totalità è stato fisico, mentale, organizzativo che c'è dentro oggi, e poi dicono tutti, ma non è perché parte di tutto. Allora, possiamo parlare oggi, oggi posso dire una cosa, chi ti ha detto? Ma ti aspettavi Simone Inzaghi che arrivasse qui ai Champions League? Siamo tutti e anche ieri ho fatto una... Ecco una coppa. Il campionato è diverso. Ha avuto dei cari, non è riuscito tanti cambi, non è riuscito a piazzare il momento giusto e ne ha ottenuto un risultato positivo di quelli che non abbiamo bene. E le sue coppe va avanti. Per salire delle coppe speriamo anche domani, però è in grado anche di vincere. C'è da dire. Grazie, muy obrigado. Buonanata. L'unico giocatore che quando era in panchino, in campo, a bordo campo, me ne diceva di tutti i colori, Rodrigo Palacio. Rodrigo, cosa gli dicevi? Cosa gli dicevi a Marco? No, niente, lo salutavo. Rodrigo, cosa ci possiamo aspettare per la partita di domani? Domani sarà una partita difficile, ma sono fiducioso che l'Inter possa vincerla. Ecco, chi temi di più nel City? Alan è pericoloso, fa tanti gol, dobbiamo stare attenti, ma penso che ce la possiamo fare. Si può battere il City? Sì, si può. L'Inter arriva in forma, anche i giocatori di qualità forti che possono vincere la partita, allora siamo fiduciosi. Ti aspetto sotto canestro, post basso. Sì. Palla canestro, uno contro uno. Grazie Rodrigo. Lui era il figlio del vento, ancora adesso è il figlio del vento. Quando partiva non fermava nessuno, bisognava prendere un fucile perché David Suazo numero uno, e io ho ancora la sua maglia del Cagliari, che è una delle più importanti che mi ha regalato lui tanti anni fa, ancora prima di arrivare all'Inter. David. Allora un valore aggiunto, beh, vuoi dire che è stato un bel gesto di parte mia. Comunque vuol dire che stavo volando anche a Cagliari, sono quelle cose che mi fanno piacere. Come ha fatto la storia a Cagliari? Diciamo che ho dato il mio contributo alla storia di Cagliari, sono contento di formarne parte. Ricordiamo quanti gol hai fatto in Serie A, David? In Serie A ne ho fatto, guarda, se arrivo a 54 sono lì, però a Cagliari ne ho fatto parecchio. E qual è stato il difensore più difficile che hai incontrato in Italia? Io ho avuto la fortuna di trovarne tanti, penso dei top, sai, giocare contro Nesta, Ram, Cannavaro, Maldini, Costa Curta, sono riuscito a trovare tutti, a giocare contro tutti questi fenomeni. David, dici, allora, domani cosa ci possiamo aspettare dalla partita? Guarda, vedendo due squadre così, che a livello calcistico, no? Si potrebbe dire due squadre con talmente diversa come stile di gioco. Allora, speriamo quella che vuole prevalere, però speriamo che sia almeno una bella partita. Grazie David. Buona. Ci sono tantissime le... Ciao
faccio la finale, finale di Istanbul, cioè, grazie mille, prego. Ma una con noi, no. Grazie.